l'Africa orientale sembra priva di segni di vita. Ma se si hanno occhi attenti, ogni anfratto di questa terra può farci vivere forti emozioni. Al riparo delle rocce, killer silenziosi sono pronti ad attaccare e a combattere fino alla morte per la sopravvivenza. Il cobra, una creatura diabolica, è notturno, ma lo si può trovare a crogiolarsi al sole del mattino. Il varano, uno strenuo combattente con una pessima reputazione, va per la sua strada. Sebbene sia buona regola stare lontano da un cobra, è ancora meglio non calpestare mai questa selvaggia creatura. I cobra possono accecare o uccidere l'avversario sputandogli il loro mortale veleno negli occhi o nelle ferite aperte. Ma il varano è immune a tutti i veleni e non si impressiona facilmente. Lo afferra semplicemente per la coda e con le sue potenti mascelle lo stringe in una morsa d'acciaio. La naturale attitudine difensiva del serpente è di seguire ogni movimento del suo aggressore, standogli eretto davanti con movimenti oscillatori. Il varano carnivoro a volte mangia i serpenti, benché la sua dieta consista essenzialmente di uova, rane, uccelli, ratti e carogne. Ma quando afferra una vittima, di rado la lascia andare via. Con i suoi denti corti, sempre in posizione d'attacco, il cobra non ha bisogno di aprire la bocca per ferire l'avversario e velocemente inietta il mortale veleno nelle ferite, muovendo in modo caratteristico il capo e le mascelle. Terrore e paura attanagliano il cobra non appena comprende che non ha via di scampo. Il sauro gigante, irritato da questo comportamento, è deciso a farne carne da macello. Tutto avviluppato scuote il serpente e si capovolge. La malconcia vittima intravede una possibilità di scampo: fingersi morto. Sappiamo che i serpenti e i varani sono evoluti da un comune progenitore, dunque sono molto simili tra loro nei comportamenti e entrambi si fingono morti quando sono in pericolo. La sua goffa, dondolante andatura diventa ancora più grottesca quando si allontana sulle sue rigide zampe. Andato via il suo tormentatore, il cobra torna in vita e il sauro, sorpresissimo, lo vede risorgere dalla morte. Il fortunato serpente è riuscito nel suo vecchio trucco di fingersi un cattivo pasto per il suo aggressore e corre precipitosamente al riparo. Trovare un riparo. Ma non è quello che si aspettava. Una vipera soffiante e un cobra, entrambi della stessa famiglia,
due dei più micidiali serpenti africani, ognuno armato del proprio tipo di veleno. La possente e indolente vipera con il suo veleno che agisce sul sangue. Possono facilmente uccidersi l'un l'altro. Un grammo di una delle loro tossine potrebbe portare a subitanea morte 167.000 topi o 165 uomini. Non certi delle intenzioni dell'altro, entrambi i serpenti adottano la tipica posizione difensiva. La vipera soffiante si tranquillizza non appena capisce che il solo scopo dell'ancora impaurito cobra è cercare un posto dove nascondersi. Ma il comportamento dei serpenti è variabile. Bisogna aspettarsi di tutto. Anche un esemplare apparentemente docile spesso si risente con violenza se disturbato. E il fortunato cobra, che non è soddisfatto del suo nascondiglio, si allontana. Il varano, ancora irritato per la fuga del cobra, segue la sua scia. Ha un buon senso della direzione e la lunga lingua profondamente bifida lo aiuta, assieme all'organo di Jacobson, a individuare i più tenui odori. Ma quel che trova sono problemi. L'enorme vipera soffiante, lunga 1,5 metri e pesante quanto lui, presidia il suo territorio. Rassicurata dal vantaggio di poter portare un veloce morso letale, mette in atto il suo gioco invece di ritirarsi. Ebbene, ha sottovalutato il suo nemico. Non appena il serpente sbaglia il colpo, il sauro rapidamente l'afferra come al solito per la coda. Questa volta la vipera centra l'obiettivo con sorprendente velocità, iniettando il suo letale veleno. E la reazione del varano? Scuote con vigore il pesante serpente e con il suo massiccio corpo e le potenti zampe cerca di sollevarlo. I due tremanti contendenti sono impegnati in un colossale tiro alla fune. Il varano deve impegnare i suoi artigli acuminati per evitare che il serpente lo trascini via. La vipera soffiante conta molto sulla potenza del proprio morso. Il primo colpo deve essere quello giusto. Nessun serpente vuole sprecare il proprio veleno. Potrebbero essere necessari parecchi giorni per riprodurlo. Consapevole della natura del suo aggressore, la vipera capisce che la situazione è pericolosa. Infine una pausa. Nessuno ha vinto. Nessuno è stato sconfitto. Ma quando finalmente si separeranno, lo faranno con un nuovo rispetto l'uno dell'altro
e il serpente rimarrà immobile dopo questa avventura, giacendo praticamente invisibile sul suolo, forse in attesa della possibilità che passi una preda facile, invece di un altro animale difficile da trattare. Le maggiori distese erbose africane sono costituite da differenti tipi di savana. Nei terreni secchi c'è una grande varietà di acace, che malgrado le loro taglientissime spine lunghe circa 7-8 cm, sono il cibo preferito delle giraffe. La sinuosissima lingua di quasi 45 cm le mette in grado di raggiungere e prendere tra questi aculei le saporite foglie. Alberi e cespugli forniti di così potenti armi proteggono dalla maggior parte dei predatori e spesso sono scelti dai camaleonti come terreno di caccia. Durante il loro periodo di muta si trovano in difficoltà e malgrado le giraffe non inseriscano i sauri nella loro dieta, possono essere raspati accidentalmente e stritolati tra i giganteschi denti. Per fuggire dalla mostruosa lingua, afferrano qualunque cosa è alla loro portata, arrampicandosi velocemente su per il ramo più vicino, appendendosi saldamente con le zampe. Il cuore del piccolo inizia a battere forte non appena si sente in pericolo, perché la presa non è quella buona. Una rapida occhiata in basso gli dice più di quanto gli avrebbe fatto piacere sapere. Ha localizzato il suo peggior nemico, il boomslang. Ora bisogna tenere saldi i propri nervi, far finta che non c'è assolutamente nulla di strano. Con la piccola pupilla perlustra i rami vicini, osservandoli tutti attentamente. Il boomslang è uno dei più micidiali serpenti africani e i camaleonti, insieme agli uccelli, sono il loro cibo preferito. Cambiare colore non dovrebbe aiutare. Il serpente velenoso sa perfettamente che il suo pasto si sta arrampicando sul suo dorso. Con le dita fuse e disposte in due gruppi opposti, due dita in un gruppo e tre nell'altro, come il pollice e le altre dita dei primati, i camaleonti si sono adattati perfettamente alla vita sugli alberi. E, strano a dirsi, il serpente, sia pure non affamato o forse confuso dall'audacia del piccolo sauro, non tenta l'attacco, ma si allontana. Il boomslang, animale diurno estremamente agile, preferisce gli arbusti e i rovi della savana africana. Differisce da tutti gli altri serpenti arborei perché i suoi denti cavi, veleniferi, situati posteriormente nella mascella superiore, possono penetrare rapidamente nella sua vittima. Il suo morso è molto pericoloso poiché colpisce con un movimento rapido e violento e il suo veleno può paralizzare un uccello in pochi secondi. Il veleno fa il suo lavoro velocemente, mentre la vittima è tenuta saldamente tra le mascelle. Ma questo killer a volte uccide non per procurarsi il cibo, ma solo per il gusto di uccidere e lasciarsi alle spalle la sua vittima. Come sempre nella vita, ci sono differenti modi di affrontare un problema. Faccia a faccia con il peggior nemico, congelarsi se si è freddi abbastanza,
o cadere giù sul ramo più in basso, fingendosi morti. Si può supplicare e sperare in bene. O semplicemente squagliarsela. Si può rovesciare la situazione e diventare molto audaci. Sentirsi invincibili e arrivare subito a risolvere il problema. Il suo modo apparentemente feroce di trattare i serpenti velenosi irrita questi ultimi. Vuole il massimo e sa che con la diabolica furtività con cui può avvicinare il serpente, la sua miglior difesa è un immediato attacco, fino a che il Boomslang non può più nulla. In un mondo dove il problema è mangiare e non essere mangiati, ci si chiede fino a dove arriverà la sua pazienza. Questa volta il serpente gioca per vincere e, come spesso accade nella vita, uno si ritrova d'improvviso al capolinea. Poiché il killer non è molto impressionabile e non si lascerà trarre in inganno. Strisciando giù per i rami, il camaleonte verrà presto divorato e un altro spettacolo termina con la morte. La cervicapra, un'antilope africana, frequenta l'erba alta vicino all'acqua. Sembra che si senta al sicuro dai predatori quando è all'interno della vegetazione alta. Anche le rane si godono lo stagno, inconsapevoli di aver attratto l'attenzione di qualcuno. La vipera notturna, un predatore che caccia e trova il suo cibo nei pressi dell'acqua, è un serpente di terra che razzia principalmente rane e rospi. Di solito caccia piccoli esemplari, ma è capace di ingoiare un gigante. È sorprendente scoprire che i suoi occhi hanno le pupille circolari, prerogativa dei rettili diurni, mentre, come lascia intuire il nome, la vipera notturna è notturna. Durante la loro luna di miele, rospi e rane sono facili prede. La guizzante lingua del serpente riferisce che il cibo preferito è vicino.
Fintanto che la preda rimane immobile, il rettile non la individua nemmeno a un centimetro di distanza. È solo una questione di nervi. Se non li hai saldi, salta. Se sei sicuro di te, fermati. I serpenti, essendo sordi, reagiscono ai movimenti e alle vibrazioni del terreno e il solo fatto che il rospo si sia girato alla vista del pericolo gli è fatale, poiché il rettile immediatamente colpisce l'obiettivo in movimento. Per inghiottire la sua pesante vittima, la deve afferrare e trascinare su un terreno più asciutto. Un compito non facile. Una volta che affonda i suoi denti nella carne della vittima, la tiene stretta, poiché il veleno è troppo debole per paralizzare velocemente la preda. Con sua grande sorpresa, il rospo, nei suoi disperati tentativi di fuggire e liberarsi dalla stringente presa e dall'imminente condanna, è più che mai collaborativo. In preda al panico tenta di gonfiarsi sperando di costringere il nemico a mollare la sua presa mortale, ma è inutile. Usa i denti alternativamente per poter introdurre il cibo in gola. La pelle mostra grande elasticità e accoglie prede apparentemente troppo grandi. Malgrado una lunghezza di 1 o 2 metri e le sue gigantesche ghiandole velenifere, è assolutamente falso, come possiamo vedere, che il suo morso uccide rospi e rane rapidamente. Unico nel mondo dei rettili, non deve mangiare la sua preda dalla testa come gli altri, ma con grande determinazione continua la sua impossibile impresa, inghiottendo a ritroso un rospo molto più grande della sua testa, fino a quando non ne rimane nulla. Lo studio della natura si arricchisce straordinariamente con la conoscenza del mondo dei serpenti. In questo terribile viaggio nella savana è stato necessario avere molta costanza per coglierli in azione. Di solito si vede solo una coda che scompare nell'erba. Ai serpenti piace stare da soli, soprattutto per non affrontare incontri sgradevoli con un nemico. Come sempre in natura, la vita è una lotta lunga e tenace. Anche per i velenosi killer della savana.